Un dialogo importante tra Carlo Cottarelli, direttore dell'Osservatorio Conti Pubblici Italiani, già Fondo Monetario Internazionale e poi lo ricordiamo anche come presidente del Consiglio incaricato dal presidente Mattarella in un tentativo di formare il governo che poi non andò a buon fine. Poi Giampaolo Galli. Giampaolo Galli è stato direttore generale Confindustria e vice direttore dell'Osservatorio Conti Pubblici Italiani ed è stato anche parlamentare. E poi Alessandro De Nicola, che è senior partner delle sedi italiane dello studio legale Orrick e è componente del board mondiale di Orrick, che appunto è un importantissimo studio legale di livello mondiale, oltre che Alessandro De Nicola è anche presidente di Adam Smith Society e molte altre cose. Ringraziamo l'Osservatorio Conti Pubblici Italiani che ci ha dato la possibilità di mandare questo filmato, questo dialogo che si chiama Economia in Quark. I tre parlano di due cose. La prima è appunto la situazione sui progetti del Recovery Fund, perché sapete che dobbiamo presentare all'Unione Europea, secondo una certa tempistica che è però abbastanza flessibile, una serie di progetti in base alle cifre che ci sono state garantite, che sono circa 209 mila miliardi, 200 miliardi, 209, scusate, miliardi, e di cui 81 sono a fondo perduto, gli altri si tratta di prestiti, anche se a bassissimo tasso di interesse e molto lunghi. L'altro argomento altrettanto interessante è un'analisi alla luce delle ultime elezioni regionali, se il divario italiano sia quello più politico o quello tra nord e sud, perché per esempio si trovano analogie tra le posizioni del presidente dell'Emilia-Romagna, Bonaccini, e il presidente della regione Veneto, Zaia. Quindi la divisione tra le regioni è più politica oppure invece ha come elemento caratterizzante la divisione tra nord e sud del paese? E poi ha ragione la Svimez quando dà i dati dei fondi del sud che dovrebbero andare, fondi pubblici che dovrebbero andare al sud e che invece non ci vanno? O si tratta, come sentirete Galli, di conti sbagliati, almeno in parte, e quindi compreso l'errore, secondo lui, nell'impostazione. Due argomenti di grande interesse, vi lasciamo a questo video. Grazie. Bene, buongiorno a tutti. Io sono Alessandro De Nicola e ho qui con me Giampaolo Galli, che saluto, e Buongiorno. Carlo Cottarelli. Buongiorno. Allora, siamo reduci da una tornata elettorale non di poco conto, per la verità, perché sette regioni che contengono quasi la metà della popolazione italiana, non proprio, ma insomma, 20-25 milioni di italiani e in più il referendum sulla diminuzione dei parlamentari. Come era ovvio, i partecipanti a questa trasmissione erano tutti per il no e regolarmente il sì ha vinto con ampio margine, ma su questo non c'erano dubbi. Però adesso, parlando di economia, che è, diciamo, l'argomento precipuo, quello che io vorrei chiedere a Carlo Cottarelli è: finito questa ordalia elettorale, referendaria e così via, come tu vedi il percorso del governo per quello che riguarda il Recovery Fund e quindi i piani che devono essere approntati e presentati alla Commissione europea, e B il MES, perché ci sono dichiarazioni interessanti di Zingaretti, riscopertosi Leone, che dice: insomma, in fondo abbiamo vinto noi il PD e quindi adesso facciamo un po' quello che diciamo noi. Come la vedi post elezioni l'economia? Insomma, dal punto di vista politico è chiaro che questo rende più probabile la continuazione del governo, e quindi il governo adesso ha una scusa in meno per non presentare un piano. Io continuo a chiamarlo Recovery Fund perché so per semplicità, un Recovery Plan, Next Generation European Union.
che sia coerente con le linee guida europee e che sia quello che serve all'Italia. In termini, per ora non ci siamo ancora. Abbiamo soltanto come documento ufficiale queste linee guida che sono state fissate dal governo italiano per la preparazione del piano. Abbiamo questa miriade di proposte che sono venute dal basso, che sono state richieste dal governo, ma che poi, quando sono state messe insieme e pubblicate per la solita fuga di notizie, il governo ha in qualche modo disconosciuto, ha detto no, in realtà non è questo, ovviamente, non era quello il piano, anche perché le proposte ammontano a più di 600 miliardi, quindi ce ne sono 200 disponibili più o meno per l'Italia. Comunque ci sta aver chiesto queste proposte, far partire dal basso. Siamo un po' in ritardo dal punto di vista non formale, ma dal punto di vista di quello che per esempio la Francia ha fatto nell'elaborazione del piano. La Francia ha pubblicato un piano dettagliato, due documenti, uno di una quarantina di pagine che sarebbe un riassunto e poi un 300 pagine di dettagli sostanziali su come verranno fatti. C'è una chiara strategia, cioè puntiamo su misure che possano migliorare l'offerta, quindi la capacità di produrre e quindi di crescere. Non usiamo cose, questi fondi, per cose che non alimentano la capacità di crescita del paese. Noi abbiamo linee guida in cui sono state indicate 6 missioni o priorità, senza però nessuna indicazione di quanti soldi si devono destinare a una missione rispetto a un'altra. È un piano senza soldi, è un piano che non è un piano. Il piano deve indicare quante risorse si devono mettere, non è neanche un piano generale. Non siamo formalmente in ritardo. L'Unione Europea ha chiesto di presentare delle bozze di piano a partire dal 15 ottobre, quindi c'è ancora tempo, abbiamo ancora 3 settimane e mezzo per farle. Possiamo presentarli anche dopo senza essere in ritardo, però ovviamente più aspettiamo e più tempo ci vuole per ottenere le erogazioni. Quindi la prima data rilevante è il 15 ottobre, da lì in poi si possono presentare alla Commissione Europea delle bozze di piano e cominciare a discuterle. La discussione formale, e credo la presentazione formale può avvenire a partire dal 1 gennaio, queste cifre non sono, credo, state ancora messe nero su bianco, nel senso che non c'è ancora un regolamento per quella che è la componente principale del Next Generation European Union, cioè la Recovery and Resilience Facility. Regolamento, c'è una bozza di regolamento che era circolata a maggio, preparata dalla Commissione. Il regolamento deve essere finalizzato, approvato dal Parlamento, quindi ci vorrà ancora un po' di tempo, però insomma, credo che queste più o meno siano le date. Quindi non siamo ancora formalmente in ritardo, però insomma, non si vede ancora chiaramente quale sia la strategia del governo. Il governo adesso non ha più scuse. Per quanto riguarda il MES, io continuo a pensare che alla fine non lo chiederemo, perché non credo, sarà molto difficile per i 5 Stelle dire ops, ci eravamo sbagliati. Cioè, qual è il politico che dice, dopo aver insistito per così tanti mesi sul fatto che il MES è una trappola, mi sembra molto strano che il Movimento 5 Stelle possa cambiare idea, a meno che non si trovi un qualche scamotaggio. Anche attingendo di meno? Se non so, se ci fosse la scusa, attingiamo di meno perché no, di quello no. Abbiamo bisogno? No, perché gli effetti, i cosiddetti effetti collaterali negativi sono attivati indipendentemente da quanto si prende a prestito. E quindi non credo proprio che prendere a prestito meno possa servire come scamotaggio. Potrebbero inventarsi qualcos'altro come scamotage, forse una cosa che potrebbe aiutare se altri paesi europei prendono a prestito i soldi del MES, ma altrimenti non vedo quale possa essere il fatto che possa giustificare un cambiamento così radicale da parte del Movimento 5 Stelle. Bene,
Giampaolo, allora abbiamo avuto le regionali. Un po' quello che ci si chiede dal punto di vista del governo delle regioni. In Italia, dal punto di vista dell'amministrazione, economico e così via, la differenza è tra regioni di centrodestra e di centrosinistra, oppure Zaia e Bonaccini nel loro modo di amministrare sono più simili tra di loro di quanto lo siano con Musumeci e Emiliano, anche contando che fanno parte degli stessi schieramenti, Musumeci con Zaia ed Emiliano con Bonaccini. Cioè, la faglia è una faglia destra-sinistra o una faglia nord-sud? Sotto questo profilo, contribuisce, come dire, ad alimentare una separazione del paese che ha ripreso un po' così di fiato un sentimento di separazione del paese, anche un'uscita come quella dello Svimez, secondo la quale il Sud trasferisce ogni anno ben 60 miliardi di euro al Nord, il che dovrebbe far chiedere una separazione immediata del meridione dal settentrione, con cifre di questo genere. Che ne pensi? Se fosse vera, parto da qui, se fosse vera la cosa dello Svimez, effettivamente dovrebbero essere le regioni del sud, non quelle del nord che chiedono l'autonomia, è evidente. No, le regioni del sud chiedono soldi, non chiedono autonomia. D'altra parte, io ho dato un'occhiata a come sono fatte queste stime della Svimez. Loro partono da un concetto con il quale uno può essere d'accordo o non d'accordo, cioè che la spesa pubblica deve essere uguale, la spesa pubblica pro capite deve essere assolutamente uguale al nord e al sud, indipendentemente dalla capacità contributiva delle regioni. E quindi, il che secondo me più o meno è quello che succede effettivamente in Italia, per cui in Calabria abbiamo un rapporto fra spesa pubblica e PIL, dato che c'è pochissimo PIL in Calabria, che è fra il 70 e l'80% del PIL, mentre in Lombardia siamo attorno al 30-35% per intenderci. Ovviamente. Quindi uno può essere d'accordo o non d'accordo con questo principio che la spesa pro capite deve essere identica, ma certamente non può essere identica per alcune poste che sono molto importanti, che loro includono le pensioni, per esempio. Cioè, non è che tu puoi, diciamo, a un pensionato di Torino che ha avuto redditi alti, ha avuto un certo tipo, dirgli: guarda, tu questa pensione te la devi usufruire nel mezzogiorno, perché noi dobbiamo mettere il 34% della spesa pubblica nel mezzogiorno. Quindi le pensioni le deve assolutamente togliere, quelle dipendono dai redditi passati. Loro includono anche nel loro calcolo della spesa pubblica tutte le spese delle società partecipate, anche minimamente partecipate dallo Stato, quindi Eni, Enel, Leonardo, Poste, ma non è che le Poste italiane possono, se uno spedisce un pacco da Torino a Milano, le Poste possono spendere quei soldi a Reggio Calabria. Questa cosa non è possibile. Queste società per di più sono quotate in borsa e devono evidentemente fare, diciamo, soddisfare la domanda, fare affari e fare utili laddove c'è la domanda. E infine non correggono per le parità di potere d'acquisto. Ora, il potere d'acquisto nel sud è circa un buon 20-25% più basso, secondo i dati Istat, che nel resto del paese. Quindi, se si tiene conto di tutte queste cose, si scopre che in realtà addirittura il sud ha un po' più di spesa pubblica di quello che ha il nord, e questo, ripeto, diciamo, a fronte però di una contribuzione, di un contributo alle entrate dello Stato e degli enti locali che è naturalmente molto minore. Quindi diciamo, questa affermazione della Svimez, che naturalmente ha molto seguito nel Mezzogiorno, è,
non solo è sbagliata, ma diciamo non può essere, partendo da questa cosa non si arriva da nessuna parte. Adesso il tema è quello di fare una autonomia differenziata, perché questo è il punto che sta sul tavolo ormai da molto tempo. Ci sono stati dei referendum nelle regioni del nord, quindi in qualche modo bisogna accettare una qualche corrispondenza fra la capacità contributiva di una regione e la sua spesa. Questo deve essere fatto nel rispetto, naturalmente, per quanto possibile, dell'uguaglianza di trattamento della popolazione su tutto il territorio nazionale, come prevede la Costituzione, però deve essere fatto con molta moderazione. Ho l'impressione che la faglia nord-sud, per rispondere alla tua domanda, diciamo sullo sfondo, sia più problematica che non la faglia destra-sinistra. Poi ci sono i personalismi, perché in alcuni casi il centro-sinistra ha avuto delle difficoltà colossali con alcuni governatori di centro-sinistra. Pensiamo a Renzi con Emiliano, e forse avrebbe preferito avere a che fare con Fitto, dico, per dire, piuttosto che con Emiliano in quel periodo. Per cui contano moltissimo i personalismi, in particolare di alcuni governatori. Bene, bene. Questa come dire, questione della Svimez è un argomento sul quale varrà la pena tornare, perché qui il fumo che viene sparso da chi dovrebbe invece contribuire a fare chiarezza è uno dei malanni. Vediamo quello che ha fatto l'INPS nell'ultimo anno e mezzo del paese. Domanda secca: a questo punto sicuramente il panettone Conte lo mangia, ma per forza, perché quantomeno bisogna fare i nuovi collegi elettorali, anche se non facessero la legge elettorale, ma i collegi bisogna farli. Secondo voi scavalla anche la data per arrivare al semestre bianco, e quindi questo Parlamento va a eleggere il nuovo Presidente della Repubblica? Sì, no, secco? Sì, credo di sì. Fra l'altro io credo che anche se fosse finito 6-0 il governo sarebbe andato avanti. E non ci sono alternative. Credo che scavalla il semestre bianco ed elegge il Presidente della Repubblica. Bene, ci darà molti argomenti per le prossime puntate, allora, questo governo. Vi ringrazio a tutti, grazie Carlo, grazie Giampaolo e buona giornata.